Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati al Monopoly Software Shop. Non siamo effettivamente nel Monopoly Software Shop, nel negozio fisico di Reggio Emilia in cui giro tutti i miei video, ma siamo all'interno della mia privata, personale, incredibile e soprattutto composta principalmente da cose che troverete al Monopoly Software Shop, stanza delle armi 3.0. Cerchiamo di non perderci in chiacchiere perché siamo qui per salutare una volta per tutte il 2023. Un anno che è stato lungo, divertente e costellato di eventi epici che abbiamo potuto portarvi grazie al supporto che ci avete dimostrato durante questo incredibile anno e soprattutto da molti, molti anni. Ecco che abbiamo pensato di farci un ultimo regalo ripercorrendo le tappe più importanti di questo incredibile 2023 per dargli un saluto e proiettarci come dei proiettili 6 mm di plastica verso un 2024 ancora più bello, ancora più carico e soprattutto pieno di nuovi incredibili eventi. I veri fan del canale ricordano quello che c'è stato proprio all'inizio di quest'anno, ovvero parliamo delle due migliori pistole da difesa personale che si possono acquistare in Italia. Separato dalle canne e la cartucce. Ebbene sì ragazzi, siamo effettivamente arrivati al numero di like necessari, quindi mi farò sparare in faccia con la JPX. Vi odio. Ci siamo anche confrontati con il pubblico più inesperto del software, cercando di promuovere quello che facciamo in maniera positiva, e i risultati sono stati dubbi. Chi siamo noi secondo lei? Bodyguide! Senza Templar non si va da nessuna parte. No! Tutti gli altri game. Taglia, stacca tutto. Siamo tardi, noi siamo vecchi. Assolutamente. I colpi vengono visti perché vi macchiate con un colore. Vorrei vedervi a militare con me. Certo, chi non conosce il software è meno avvezzo a comprendere quello che facciamo, ma fortunatamente c'è qualcuno che ci conosce molto bene. E questa è Seagear, che ci ha regalato l'MPX. Sicuramente la mia mitraglietta preferita di quest'anno e soprattutto ha fatto piangere molti di voi, perché avevano appena finito magari di mettere le mani su un MCX e boom! Mitraglietta Sig Sauer, stile MCX, solo 9 mm. Se solo fossi nato ricco. Abbiamo presentato i nostri starter kit che vi sono piaciuti da matti, ovvero pacchetti preimpostati, prefabbricati, dove trovate all'interno tutto quello che vi serve per cominciare a giocare a software. Chiaro che quando li ho presentati ho utilizzato una linguistica più che corretta. Vi spiega perché quando si potevano ancora schiavizzare si stava meglio, no? D'estate si sa, l'attenzione del pubblico cala ed è stato inevitabile cercare di mantenervi attivi, interessati a quello che portavamo con video veramente imbecilli, tipo quello dove io e Smu giochiamo a nascondino con le ghilli, che, spoiler, verrà rifatto tassativamente. Ciao. Ciao. E anche con un paio di video col buon Rico Software dove ci sfidiamo al poligono e scopro che forse non faccio così schifo. Ok. Asso di delta, di mira, sì, a posto, madonna, stonata. Non stringere troppo, cioè non tenerla così perché sennò vibri a bestia. Rico, ti voglio bene, adesso ci organizzeremo, riusciremo a trovare il tempo di vederci e fare possesso. E allo stesso tempo abbiamo avuto modo di cimentarci in questo famoso Junior Software Camp e dare il massimo, dove ho vissuto veramente esperienze incredibili e dove vi comunico già che quest'anno che viene, ovvero il grande 2024, sarò presente probabilmente anche in più date, quindi mi troverete lì. Un'altra cosa importante che abbiamo potuto condividere con voi, che è stato fenomenale ed è stato fantastico, è il fatto che siamo al Monopoly Software Shop, link in descrizione, per acquistare prodotti da software di ottima qualità e ad ottimi prezzi. Poi, cos'altro era successo? Ottima pistola, giochi innocenti per bambini deficienti. Le due colpe te le rinfaccio, pagliaccio di ghiaccio! Tra una recensione e un'altra, tra un mese e l'altro il tempo passa, inevitabilmente ci si avvicina alla fine dell'anno, dove per risvegliare il vostro interesse e soprattutto farci male, perché alla fine noi puntiamo a quello, vi abbiamo proposto una serie di video veramente golosi per andare a chiudere l'anno insieme in maniera spettacolare. Il primo, un Airsoft Versus, ovvero io e Work ci sfidiamo in una serie di minigiochi del software che vi è piaciuto veramente tantissimo e che state veramente lasciando una quantità di like industriale. Grazie, perché sono le cose che ci fanno andare avanti nel portarvi contenuti che ci impegnano molto di più. E dove tra l'altro ho vinto, lo possiamo dire,
Possiamo dirlo? E tra l'altro sarà una cosa che faremo anche in futuro, dove sfiderò vari youtuber in questa cosa. E il 2024 sarà un anno interessante, torno a dire. Neanche un mese dopo vi abbiamo portato lo speciale per l'anniversario del Monopoly, che compie finalmente 3 anni. Cioè il terzo anniversario del Monopoly Software Shop. Faremo un quizzone. Prossimo giro, prossimo premio. Qual è? Senza l'apostrofo. 13. Oh, zitti un po'! E poi, sempre perché apparentemente farci male è l'unica cosa che vi interessa, sateci. Abbiamo testato quanto fa effettivamente male un pallino da software. Ovviamente in maniera stupida, pescando dove ci dovevamo sparare a vicenda da un cappello e utilizzando sia la pistola che l'arma lunga. Chiaro. Pronto? Sì. Lo stesso punto! Ah! 2, 1. Recensione più, recensione meno. Verso la fine dell'anno è anche uscita la recensione dei Reaper. Nuova mitraglietta 9mm Evolution che ha fatto battere il cuore a molti, me compreso. È un bellissimo regalo di Natale, vi consiglio di recuperarvi la recensione perché ci abbiamo messo veramente tanto impegno e l'abbiamo veramente fatta nello specifico curata per potervi dare le informazioni che vi servono per poter decidere in merito. La trovate ovviamente linkata in descrizione. E poi, come ultimo video dell'anno, o meglio, penultimo video dell'anno, abbiamo fatto la nostra solita sfida alimentare di Natale. Una food challenge che Thomas Hungry proprio spostati. Spostati per modo di dire perché nonostante si sia mangiato 1,3 kg di stinco con le patate, che ragazzi è tosto, ve lo assicuro, non arriva minimamente vicino a quello che ci sarà l'anno prossimo, che probabilmente vedrà delle persone morte. Io lo so già, morirò per una food challenge sul canale. Ed è finita qui. Ovviamente non piangete, non rattristatevi, perché mi sono dimenticato del dissing con il maestro del Texas e quello è stato un momento non troppo bello, però andava messo dentro, quindi sì, c'è stato anche quello quest'anno. Bene, niente, ci ha insegnato di non parlare di repliche voodoo, assolutamente no, niet, nisba, nada, nine, e quindi sì, è successo anche quello. Chiudendo con una nota più divertente, invece abbiamo fatto anche uscire le nostre nuove customizzazioni, ovvero MC1, MC2 ed MC3, spiegate in maniera molto corretta e con video dedicati che vi mostrano quanto migliorano. E l'anno prossimo state pronti, perché arriverà una prova di tiro test su MC2 ed MC3. E girano, non le palle, gli ingranaggi dei fucili. Io non voglio chiuderlo questo video, non so cosa dire, quindi beccatevi questa mega carrellata di tutti quelli che mi hanno risposto su Instagram e mi hanno mandato dei video di loro che fanno cose. No, ho fatto 2 soldi, ho detto bianca stop. Dopo 2 secondi polo nord, a casa c'è il polo nord. Appresso c'è il polo nord, entro il bomber di Moncler che fa più luce polo nord. E sai che ho detto anzi no, ho fatto 2 soldi, ho detto bianca stop. Dopo 2 secondi polo nord, a casa c'è il polo nord. Appresso c'è il polo nord, dentro il bomber di Moncler che fa più luce polo nord. E sai che ho detto anzi no, ho fatto 2 soldi, ho detto bianca stop. Dopo 2 secondi polo nord, a casa c'è il polo nord. Appresso c'è il polo nord, dentro il bomber di Moncler che fa più luce polo nord. Quando entro nel club sembra il polo nord, polo Ralph Lauren, amico Balmain. Ragazzi, cosa dire, è stato un anno veramente interessante, veramente bello e spero che l'anno prossimo sia ancora meglio, perché vorrà dire che abbiamo lavorato bene e abbiamo veramente costruito qualcosa insieme a voi di importante e di bello. Lacrime. Spero che questo recapone vi sia piaciuto. Vi ricordo che siamo il Monopoly Software Shop, negozio di attrezzatura di software, tattica, outdoor e tanto altro. Trovate il link in descrizione nel caso un regalo di Natale o per l'Epifania voglia essere recuperato last minute. Io vi auguro un ottimo Capodanno, vi auguro tanto divertimento, vi auguro un incredibile nuovo anno di software insieme a noi. Grazie ragazzi, questo è il Monopoly Software Shop e buon anno. Recensione più, recensione meno, opinione più, opinione meno. Ci siamo ritrovati. Il c***o nel culo.